Buone feste, cari amici telespettatori! Oggi siamo su Days Before Christmas per la rubrica Retro Lovers in collaborazione sempre con 4Gamers. Proveremo quindi questo gioco molto particolare. Ha già la premessa: solo Johnny prima di Natale. Babbo Natale sta dormendo nella sua casa. C'è un pupazzo di neve cattivo che spaventa tutti gli elfi. Biglia, qua, che premessa lunghissima. Quindi Babbo Natale cerca ovviamente di risolvere la situazione. Le cose classiche che ci si può aspettare da un gioco su Natale, quindi devo sconfiggere tutti i boss e risolvere la situazione con i regali. Oh, giustamente col calendario. Però è strano, raga, non ho capito come mai ci sarebbe stato geniale se i livelli fossero rappresentati e poi giorni del calendario. Però qua li ha messi in disordine, non so perché. E si parte, attenzione, contagliamo Babbo Natale. So che può sembrare, ma questo video non è sponsorizzato dalla Coca-Cola. E giustamente come arma usa la polverina, che non diciamo cosa sia per non essere bannati da YouTube. La stessa che usava Peter Pan, che usava Trilli, no, sempre la stessa. E stavolta in questo gioco è diventato proprio una forma d'attacco la polverina, va bene. Da Babbo Natale passiamo a Pompieri Simulator, cosa succede? Poi questi orologi non li ho capiti, cioè sono ornamentali così, però è stranissimo perché vedi tutta la parete uguale e poi ci sono degli orologi così sparsi che hanno l'impressione di essere interagibili, invece no. Ma bomba! Scappo! Meno male che lui non si fa niente. Si nasconde così, diventa un Koopa, incredibile. Ma riesce a entrare tutto dentro il suo cappello, non so come mai. È tutto strano sto gioco, ma sembra semplice e particolare e diretto. Non so, arriva uno dell'hotel adesso che ho suonato la campanella. No, dai! Perché i topi così appaiono e tolgono energia? Giustamente c'è il divano. Cosa è caduto male? Il divano che mi fa rimbalzare, giustamente. Qua c'è la vita extra. Ah, ok, deve fare tutto lui. Di solito nei giochi bisogna premere salto nel momento giusto. Aia, questi topi. No, la bomba, no. Ok, dicevo, di solito devi saltare al momento giusto. Invece qua salta da solo, va bene. Ma questo video, raga, quanto spezza Natale da tutti i pori. Tranne per le bombe, vabbè. E abbiamo vinto. Sì, vabbè, ma se mi metti il nemico sul punto finale, come faccio a combatterlo anche volendo? E poi giustamente in diagonale dove c'è il 2, ma non capisco il perché. Se potevano mettere il calendario semplice, basta. E di snow, va bene. E giustamente poi qua i nemici si fanno più aggressivi, perché i pinguini, oltre a farti del male, possono anche lanciarti le cose. Quindi, però, se io ho davanti così tutto il tempo, non posso incartare la bomba, no? No, aia, aia. Mi aveva attaccato Olaf prima. Allora, sono caduto male. Ma è giusto? No, va perché? Vabbè, giustamente un pochino lo faceva capire, perché appunto nella figura stava calendario. Quindi diventa un oro, attenzione, cosa succede? E siamo pronti. Qua si fa già difficile. Babbo Natale sempre col sorrisone anche in questi momenti. Io non so dove sto andando però. Ah, ok, c'è solo il piccione. Però l'abbiamo incartato il piccione. Cioè la mossa di Babbo Natale giustamente è incartare i nemici, ha perfettamente senso. Stai calma, perché adesso sparo fuoco? L'ho toccata e muore l'alce. Ma che cazzo. In effetti serve di più che la polvere strana di Babbo Natale in questo caso, visto che c'è il ghiaccio. Forse devo proseguire di qua. No? No, qua ho paura che cado malissimo. Però non c'è nient'altro. Forse qua c'è un altro stage. Sì. Oppure spawnano solo i nemici di nuovo. No! Aia, era prevedibile. Colpa mia, colpa mia. Dovevo capirlo che la nuvola sparisse. Oplala. Ecco, e ci siamo, e ci siamo. Ok, stiamo andando avanti. Le SRN, perché? Ma ok, le colleziono, giustamente, che è Babbo Natale. No, appaiono, quindi ok, quindi non ci si può sbagliare in teoria. Però in realtà prima sono andato di qua, il che significa che sto scendendo, credo. Esatto, perfetto. Palala, eccomi qua. Perfetto. Oh, cosa? Babbo Natale è diventato Satana. Babbo Satana lo chiamiamo, non so. È geniale, è tutto stupendo. No, dai, era temporaneo. Ah no, perché giustamente ha bevuto il caffè e quindi si è incazzato. C'ha anche ragione. Però così non apro più regali, anche se diventa fortissimo. Però era meglio non aprire. Dai, sparagli però. È la bomba, adesso non ce ne sono più di regali positivi. Perfetto, perfetto, guardalo lì. Din don. Meno male che mi dà l'ansia che non si vede quello che c'è sotto. Ah, ok, finalmente un buono è uscito. No, aia, aia. Stieppi fit. Ok, tutte le volte è un attimo che penso che esca fuori qualcosa di cattivo. E invece, aia, aia, sono caduto nell'infinito, ma ce l'ho fatta, incredibile. Non facciamo domande, non facciamo domande. Che mi sono colpito il pinguino. Però non posso tornare su, veramente. Ma penso che avrei fatto giusto fino a qua. No, aia, aia. No, devo scappo, non me ne frega, basta. Però spara sto qua. Però se mi allontano. Aia, ancora, ancora. Pensavo sia più semplice questo gioco. E invece sto già morendo. Aia, no, il ghiaccio, no, il ghiaccio, no, dai, il ghiaccio. Aia, aia. Tutto malissimo è andato.
Le son colpo e muoio, lo so già. Stiamo calmi. Ah, è finito il livello. E dillo subito, no, che finisce il livello. Che mi preoccupo io. Cosa succede, Babbo Natale, nelle bolle di sapone? Vabbè, che dopo Babbo Natale Satana può andarci bene qualsiasi cosa. Gli elicotteri, ovviamente. Aia! È un giocattolo, fa male a Babbo Natale, ma come? È tornato con la polverina, giustamente perché non essendo più nel ghiaccio. Aia, questo qua è un altro nemico. Non so se devo scendere, però prova che muoia malissimo. Perché non dà l'impressione. Poi, se si abbassasse la telecamera assieme a lui, mi farebbe un favore. Ah, ok, si può scendere, meno male. No, dai, due sentieri, no, che poi non so cosa fare nella vita. Ok, un po' di tapiulan. Paurissima di entrarci, ma ci entro. Che succede? No, dai, dentro un pacco, geniale. Sa che però qua non devo più cadere. Ah, ok, posso passarci sopra, perché almeno... quanto pare la strada giusta è questa qua, ma quindi devo finire sopra. E infatti come pensavo, c'è il vicolo cieco. Andiamo qua sull'urlo compressore, divento opaco. Però non ha senso perché comunque posso passarci sopra. Ed eccoci qua, aia, paonano i nemici a quanto pare. Un altro urlo compressore, meno male. Dentro un altro pacco di Natale. Molto bene, dai che ci siamo. Aia. Vabbè, però se anch'io sto sotto un nemico cosa diventa Aladdin? No, dai, non puoi stare così sul tappeto. Qua sembra andare tutto tranquillo. Quasi noioso. Quasi. Ok, abbiamo liberato anche lui. Però non so cosa sto facendo. Però va bene. Diventato Aladdin. Mi ricorda troppo Aladdin sta cosa del tappeto. Però non ha senso. Cioè, lo tolgo dal pacco per vedere chi c'è dentro. E però è un giocattolo. Quindi era giusto prima. Com'è? Qua. E basta con sti jack però. E finiamo così il livello. Ma è una tristezza sto gioco. Carina l'idea però. Potevano metterci qualcosa di più. Ecco, Devil Snowman. Eccomi qua. Sono già al boss finale. Incredibile. Sono sulla neve con Olaf che mi spara le cose. Non so cosa ho fatto, ma l'ho fatto. Beh, io spammo così tutto il tempo e sono protetto. E beh, in linea di massima, certo. Poi dipende se sono sotto sopra i nemici. Poi Olaf va giù. Un altro. Aia. No, ma non lo sapevo che si muovesse. No. Rifare. Dai, una cazzata. Mi ho scocciato un attimo. Bene, che ricominciamo da qua. Onesto. Sono ancora 5 vite. Strano. Pensavo forse ne ho presa un'altra e non lo sapevo. Però molto bene. C'è quel pesce che secondo me è un ostacolo. Aia, infatti. Però almeno non cado. Eccolo. Ah, si sta facendo più avvincente il gioco, eh. No, vabbè, chi se ne frega. No, dai, come mi ha preso. Altra vita. Eia, di nuovo. Ma perché scivola? Che mi ho girato all'indietro, ma ha fatto scivolato ormai. Ah, le campane sono checkpoint. E beh, finché non sono morto non me ne rendevo conto di cosa servisse. Adesso stiamo calmi, eh. Non facciamo mosse affrettate. Però sto Babbo Natale ha un po' bevuto. E comunque che ha il naso rosso. Ah, occhio. No, dai. Ah, il boss. Ah, giustamente mi ha dato l'energia del fuoco. Giustamente, perché sono conto. Eh sì, ma interagisci. Che cazzo? C'è, ok che vado giù, ma non interagisce col fuoco. Ah, lo senti allora. Non ha senso, raga. Ma dai, veramente così, boss. Ma dai, non ci posso credere. Ma così non posso perdere. Cioè, ho trovato il punto cieco, veramente. Tutto ciò però muoio, no. Che poi è strano perché se sono vicino non gli faccio niente. A questa distanza sì. Perché poi è tutto il tempo un pulsante. È un po' noioso. Ah, è morti. E poi ovviamente si smembra in piccoli pacchi regalo. Molto. E finiamo così il livello alla stragrande. Molto bene. Che livello siamo? Over England. Già siamo alla consegna dei pacchi. Ah, giustamente. Addirittura cambio di stile di gioco. Ah, proprio così. Ah no, però cazzo. No, aspetta. Ah, devo solo vedere la canna formale. Però spero che me ne ho dati di più perché... vabbè. Non ho mai fatto il check-in in vita mia. Non posso avere tre occhi. Uno che guarda dove sto mirando e l'altro che guarda chi mi viene addosso. Perché veramente è bravissimo. Non così. Aia. Bene, ho mancato un po' di... A quanto pare ce ne erano di più. Perché non penso di averne mancate. Ma perché va nelle fogne questo qua? E vabbè che in realtà c'è scritto solo flusso e più di sotto. Diventiamo di nuovo Satana? Per quale motivo poi? Cioè, poi si dà il carbone da solo. Cosa succede? No, dai. Dopo ladri, bellissimo. Aggiungiamo animali a caso poco attinenti col Natale. Non so, raga, se qua muoio malissimo, ma mi sa di sì. Che si può... Andiamo dove si può vedere. Vabbè, chi se ne frega. Non è che bisogna sconfiggere tutti i nemici. In realtà sì, perché poi i regali devo consegnarli io, giustamente. No, dai. Cosa succede? No, dai, come Super Mario no, però. No, dai, come Super Mario, veramente. No, dai. Vabbè. Voglio un avvocato perché non era... Vabbè, io pensavo fosse un'immagine riassuntiva, ma che ne so io che a un certo tot di tempo alla fine mi sale l'acqua. Tipo così. Minchia, iniziamo a perdere un po' di vite per ste cazzate, dai. Non è che c'hai un boss difficile che dici, ah, devo capire come sconfiggerlo. Cadi nell'acqua, allora dici, che palle, però. Continuo a non capire chi sia. Salto della vita, molto bene. Aia, fermo lì, babbo.
Grande no dai, non facciamo le cose alla Cat Mario, perché veramente che a un certo punto i due blocchi si sono separati, sono caduto, dai. Adesso al secondo, mi raccomando, lì. Salta di là e adesso qua devo stare attento che arretra. Veloce però, colo, vado, non me ne frega, vado via. Sali, ti prego, sali, bravo. Che stronzo che scende, ma non mi freghi. Eccolo, pacco regalo mio, preso. Preso, vado via. E finisce il livello con la bomba. Attenzione, ho fatto la stanza di mettere la bomba. Però finalmente il gioco si è un po' impegnato a dare un po' di sfida. Però stavolta non c'è più l'acqua che sale, che quindi ho meno ansia. Proprio sul cuore salgo. Ma proprio i vermi ci sono, va bene. Se non vedo non mi fido. Qua un gioco un po' più rilassato. Vabbè, ci sono le bombe, tutto nella norma. E si salta con... è diventato Satana. Però spero l'effetto se il cuore sale. Che è difficilissimo qua. Ma è sempre più in su di me. Come faccio ad arrivarci? Bisogna proprio averci l'occhio di falco per notare una così piccola differenza. Oh, checkpoint. Bravissimo, bravissimo. Eccolo là. E ci siamo. Attenzione. Di nuovo vermi. Ok, regaliamo dei vermi ai bambini. Aia. No, dai, bidioni pugni a Babbo Natale. Checkpoint e vita. Tra l'altro molto importante. Direi che sta diventando sempre più avvincente, meno male. Però questo livello sembra sia più semplice di quello precedente. Strano che non li mettano in ordine. A proposito di Babbo, non perdetevi il singolo di Massimo e Babbo di Natale. Lo trovate sul mio canale, naturalmente. Guardalo lì. Bisogna avere un po' gli occhi così, però, insomma, si può fare. Eccolo là. E finiamo il livello di nuovo. Spero quindi che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, commentate, condividete. Iscrivetevi al mio canale. Passate in descrizione per il mio canale Rap Massime, il mio canale What Fantasy, dove recensisco film meno noti e più vecchi. Sul mio profilo What Padre del Scrivo Storie. Sul mio profilo Gaming Jolt per provare i miei giochi. Sul sito di 4Gamers. Io vi ringrazio per la visione. Ci vediamo ad un prossimo video. E ciao, Mr. Watti.